Adesso apriamo la pagina di sport parlando di basket. Si accende infatti il mercato del Lux Pallacanestro Chieti. Il nostro Enrico Giancarli, che è già collegato in diretta con noi, ci racconta proprio le operazioni in arrivo per quanto riguarda appunto il basket. Enrico, buongiorno a te. Sì, ciao Anna, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici che ci guardano in diretta dalla TG8. Noi siamo al Pala Tricalle di Chieti, parliamo di basket. Questo è il palazzetto che ha ospitato e ospiterà le partite della Lux Pallacanestro Chieti in Serie A2. Perché parliamo di basket? Perché ci sono delle importanti novità di mercato per quanto riguarda la formazione abruzzese. Ufficiale il lungo bielorusso, classe 2001, ma di formazione italiana, Zezerocu, arriva da Bernareggio. Si dice un gran bene, Chieti ci ha investito, contratto biennale, ma da nostre informazioni Chieti ha chiuso anche l'accordo per il lungo titolare da quintetto, Nemanja Tincic. È un giocatore classe 98, 2,03 m. Lo scorso anno ha fatto le finali playoff con Scafati per la Serie A2, già visto in Abruzzo con la maglia di Roseto stagione 2019-2020. Veniva utilizzato 18 minuti a partita, ben 10 punti a referto. Si tratta di una sorta di scommessa, qualora dovesse essere confermata la nostra indiscrezione, una scommessa nel quintetto, ma è un giocatore giovane di sicuro prospettive, di cui si dice un gran bene. Dunque, rinnovato Meluzzi, è arrivato Zezerocu con accordo biennale. Da nostre informazioni, Chieti è arrivata alla firma anche di Dincic, Nemanja Dincic, anche lui di formazione italiana. È tutto, Anna, ti restituisco la linea a te.